si rimette a disposizione del partito, si ha anche offerto di fare il prendere sindaco di Varese. E questo interrogativo è cosa vuole fare oggi la Lega? Vuole dare certezza e futuro a questo paese, vuole tornare a governare con una maggioranza più solida, compatta e coesa rispetto a quella dei 5 Stelle. Ci stiamo preparando, stiamo studiando, stiamo coinvolgendo, il passaggio delle elezioni regionali sarà, penso, molto significativo. Lo dicevo prima, se in una regione fra le più produttive, competitive, innovative, non d'Italia ma d'Europa, pare che solo fra Lega e Zaia si superi il 60%, e 10 Stelle non arrivi neanche al 20, vuol dire che questo paese ha voglia di futuro, ha voglia di cambiamento, non so bene come Marche, Toscana, Puglia e Campania, quindi non vediamo l'ora di tornare a fare meglio quello che abbiamo fatto discretamente per un anno con degli alleati un po' più tardi, che poi alla fine bloccavano tutto e tutti, e in questo anno di presunto governo di 5 Stelle si è dimostrato che non hanno risolto un problema che sia avuto. Poi il tema delle autonomie, ormai fortunatamente patrimonio di tutta Italia, dal Salento alla provincia di Treviso, trasformazione di questo paese in un paese più moderno, efficiente, fondato sul merito e la competitività, quindi un paese federale che valorizza i territori e le bellezze dei territori e il nostro obiettivo. Ma quindi Maroni è sempre all'interno della Lega? Poi chiedete a me di scegliere il sindaco di Varese. Il sindaco di Varese ce lo sceglieranno i varesini e il sindaco di Bologna se lo sceglieranno i bolognesi. Okay. Caterina Mongerini, News Mediaset. Ieri il Presidente del Consiglio, seduto dove era lei, ha detto sobri nelle parole, operosi nelle azioni. Ha parlato di 189 progetti sul tavolo per il Recovery Fund. Lei ha appena sollevato il tema invece dell'istruzione. Quale potrebbe essere il primo progetto in agenda nel settore dell'istruzione? Beh, innanzitutto fare entrare in classe i ragazzi. È inaccettabile un governo per cui scuole e università contano meno che zero. Non è un problema con Azzolina o Manfredi, sono due ectoplasmi, sono due fantasmi. La scuola inizia settimana prossima, le lezioni universitarie avrebbero già dovuto cominciare, non si sa come, dove, quando, che ora. Sta litigando su chi misura la febbre, chi sale sulla scuola, su chi va a mensa, non c'è il tempo pieno, è il caos. Ieri il ministro Azzolina ha detto qualcosa che condivido. Siamo gli unici in Europa. Sì, lei lo diceva in positivo, non so in base a quali criteri. Io lo dico con rammarico, siamo gli unici in Europa a non aver dato certezze a 8 milioni di studenti e 1 milione di insegnanti. Un governo che dice che ha nel cassetto 189 progetti, intanto non spiega a 8 milioni di famiglie italiane come funziona la scuola dei loro figli settimana prossima, il governo è chiacchierato. Lei ha parlato di progetti infrastrutturali da far partire e da lanciare, ce n'è uno molto grande che modernizza il paese, quello di Rete Unica, ha un ruolo importante CDP e vogliamo chiedere se è d'accordo su questo ruolo, e poi i francesi in qualche modo potrebbero avere un ruolo improvvisamente in questa partita, sì. Lei cosa ne pensa di questo? E poi io, perdoni, le rubo anche questa precisazione. Lei dice il Veneto prende il 60% e il 5 Stelle PD il 20%. Questo lo dico non per quanto possono essere credibili i sondaggi. Però questo in qualche modo non è sempre una provocazione. Succederà la stessa cosa in campagna con De Luca e il voto campano vale un po' meno di quello Veneto. No, no. A parte il fatto che io aspetto la sera del 21 per contare i voti veri e saranno sorprendenti anche in campagna. Anche in campagna. Le chiedo di CDP. E se dovessi fare un pronostico, quello che mi pongo come obiettivo è di 7-0. Quindi se puoi sognarlo, puoi farlo e ci stiamo lavorando. CDP ha un ruolo fondamentale strategico per il sostegno alle aziende italiane, per la diffusione del credito, e quindi io sono contento di quello che Fabrizio Palermo ha fatto, fa e farà. Io sono sempre e comunque un liberale, un sostenitore del libero mercato, quindi un ruolo dei francesi non solo non mi preoccupa, ma se c'è un piano industriale sono i benvenuti. L'argine che metto è che questo governo non mette, questo è preoccupante, perché non si tratta solo di questioni economiche e commerciali, ma si
tratta di libertà e democrazia è sugli interventi cinesi. La Cina è una dittatura comunista, in Cina non c'è il libero mercato, in Cina non c'è la separazione dei poteri, in Cina non c'è democrazia, non c'è libertà di impresa, non c'è libertà di pensiero, e quindi ogni centesimo di euro di investimento cinese, a prescindere da quelli del calcio, da quello che riguarda l'Inter, che non mi toccano, però in infrastrutture sensibili va ponderato e in certi casi per quello che mi riguarda bloccato. È inaccettabile che nel consesso europeo, perché questo si dice nelle cancellerie europee, l'Italia sia vissuta come la quinta colonna cinese, sia vissuta come l'avamposto, il cavallo di Troia della dittatura cinese. Questo non mi tranquillizza, non so se è gratis o non è gratis, però non è una scelta di campo sacra. Grazie mille, buon lavoro, buona domenica a tutti.